Se faccio un po' un video così a cazzo che si vede o non si vede, ma ci tenevo a caricarlo subito a dirvi: sono contentissimo, ragazzi. Il Crotone si è salvato, l'Empoli retrocede, il Palermo fa il suo dovere. Sono contento, avevamo tutti paurissima di questo Palermo che avrebbe fatto il biscotto per accaparrarsi tutti i fondi del paracaduto, comunque la stragrande maggioranza. Invece complimenti al Palermo che ce l'ha messa tutta. Prima ha battuto il Genoa, poi ha battuto anche l'Empoli, facendo salvare il Crotone. Non posso che fargli i miei complimenti, sinceramente. Veramente sono contentissimo, ragazzi. Sono veramente contentissimo. Diciamo che, sapete come la penso, cioè, se il Crotone si fosse salvato, cioè si è salvato il Crotone in realtà. Ho messo pausa perché era passato, insomma, il motorino. Comunque no, se l'Empoli si fosse salvato l'avrebbe meritato, perché comunque chi arriva sopra lo merita, senza alcun dubbio. Il Crotone ha giocato bene le ultime partite, l'Empoli ha smesso di giocare. Però c'è da dire anche, sinceramente, che il Crotone, ragazzi, l'andata ha fatto schifo. Per me è meritata come salvezza, perché l'Empoli aveva una rosa ampiamente più forte del Crotone, eppure non ha mai giocato. Si accontenta sempre del minimo, quindi sono veramente molto contento. Detto ciò, io vi dico che il video sulla Roma esce stasera tipo alle 11 e qualcosa, perché non sto a casa. Quando arrivo a casa registro, monto e carico. Spero lo vediate, sono contento, finita la stagione, ti risaluto Francè, ti voglio veramente molto bene, hai dato tanto per la Roma, complimenti ancora al Crotone, sono contento, l'Empoli torna giù.